partita da Como Azzurro nel day after della gara di Marassi e il quarto KO consecutivo per gli azzurri di Marco Giampaolo, che dovranno cercare di approfittare dei due turni casalinghi contro Sampdoria e Palermo. Non sono sola, ovviamente due ospiti accanto a me, allora ringrazio e saluto Matteo Roggi, procuratore, salve, tra gli altri, ciao, di Manuel Pucciarelli, con noi Alessandro Lippi, noto giornalista Empoli e non solo, ciao, quindi Erika, lo conoscete. Allora, subito uno sguardo alla classifica e ti chiedo, Alessandro, un commento alla gara di ieri. Ma la gara di ieri, come dire, in linea col trend dell'ultimo Empoli, cioè una sfortuna dei risultati, una crisi, ecco, per scimmiottare la parola più abusata di questo periodo, anche se a tratti, francamente, l'Empoli non ha giocato male, secondo me, pur con una squadra di buon livello, avrebbe anche potuto pareggiarlo la partita, c'è un palo che vibra ancora colpito così violentemente dall'Evan. È un momento in cui le cose non vanno, però obiettivamente al di là di questo la salvezza, se anticipo in qualche modo la tua domanda successiva, non è affatto in discussione. Subito rassicuriamo i tifosi, perché Manuel Pucciarelli fuori soltanto per una questione influenzale? Sì, non stava benissimo ieri mattina e quindi il mister ha deciso di farlo partire dalla panchina. Una crisi di risultati soltanto o c'è altro secondo Matteo Roggi? No, secondo me solo risultati, perché l'Empoli che io ho visto ieri, quello che ho visto con la Roma, quello che ho visto col Sassuolo e col Frosinone è lo stesso del girone d'andata, probabilmente è mancato il risultato, ma in termini di gioco, di intensità e di corsa è lo stesso Empoli, quindi io non sono assolutamente preoccupato, insomma sono d'accordo con quello che ha detto il mister. Alessandro, sono mancati anche nelle ultime giornate alcuni giocatori titolarissimi dell'Empoli e questo può aver fatto la differenza. Ma non c'è alcun dubbio, probabilmente qualcuno si era anche illuso su quello che è il reale valore dell'Empoli, che è una buona squadra, che è andata oltre le sue possibilità, cioè non era l'Empoli una compagine con un dimensionamento da Europa League. Probabilmente c'è stato anche in qualcuno la convinzione che questa formazione potesse camminare di più. In realtà è una buona squadra, ma non esageriamo. Sul fatto di questi giocatori importanti nessun dubbio. I problemi che ha avuto Saponara, le squalifiche che sono fioccate con Tonelli e Mario Rui, una difesa da reinventare. Maccarone che, insomma, a 37 anni non si può pretendere che canti e porti sempre la croce. Quindi, insomma, tutta una serie di questioni che, io torno a ripetere, sono anche abbastanza fisiologiche. Non darei loro un grande peso, fermo restando che mancano 10 giornate alla fine. Sulla salvezza non ho alcun dubbio, ma sarei abbastanza addolorato se questa salvezza arrivasse per il rotto della cuffia alla quart'ultima giornata o alla terz'ultima o da quart'ultima o quint'ultima, cioè per il campionato che ha fatto l'Empoli. Mi aspetto che queste ultime 10 giornate abbiano un senso. Torniamo nel post-gara di Marassi con le parole dei protagonisti. La partita è stata così, abbiamo subito il Genova nel primo tempo, una buona fisicità, ci hanno impedito di giocare. Noi per caratteristiche non avevamo tanta profondità, avevamo più palleggio che profondità. Loro nel giocare corto in contro sono bravi, perché giocano sempre, scalano sempre in avanti, e li abbiamo subiti, è stato anche bravo il Genova. Siamo usciti indenni da quel primo tempo e abbiamo subito il gol nel momento migliore, dove l'Empoli nel secondo tempo ha fatto l'Empoli ed è stato ancora una volta poco preciso, poco fortunato, poco cinico, come volete voi, perché ritengo che avremmo anche meritato il risultato di parità. Delle assenze non è giusto parlare, perché è come se dovessimo andare ad accampare alibi. Le assenze c'erano, quelle che hanno giocato hanno dato il massimo, perché nessuno si è risparmiato. Le assenze non c'erano e le recupereremo, e quando le recupereremo parleremo di loro. Adesso non ci rende nulla, non ci sposta nulla. Sì, adesso non so se c'era il fallo lì su Zielinski, ci poteva stare, insomma, non lo so. Però non ci attacchiamo a queste cose, l'importante adesso è stare uniti, pensare soltanto a lavorare e le vittorie arriveranno. Sì, ci aspettavamo questo Genoa, secondo me il primo tempo dovevamo entrare in campo più cattivi, però penso che poi il secondo tempo siamo riusciti a creare gioco, a creare occasioni e, diciamo, un pizzico di fortuna ci poteva dare una mano. Sì, nel primo tempo abbiamo sofferto parecchio la loro aggressività e non ci hanno fatto giocare come volevamo.
eravamo, e poi loro, giustamente, come era normale che fosse, sono calati un po' fisicamente e noi siamo riusciti a prendere il sopravvento nel secondo tempo, quindi secondo me è stato un tempo a testa delle due squadre. Purtroppo noi non siamo riusciti a far gol e forse il pareggio ci poteva stare. Sì, perché secondo me poi il secondo tempo l'avevamo iniziato anche abbastanza bene, avevamo avuto subito l'occasione con Zielinski per passare in vantaggio e sull'azione seguente siamo passati in svantaggio. Purtroppo gli episodi in questo momento non ci dicono bene, è normale che se passava quei 5-10 minuti, a me l'impressione che avevo dal campo è che noi stessimo meglio. 4 KO consecutivi che comunque devono già essere alle spalle di Marco Giampaolo, che deve iniziare a preparare i due turni casalinghi contro Sampdoria e Palermo. L'Empoli deve ripartire da qui, Matteo Rocci. L'Empoli deve ripartire, deve cercare di fare 6 punti per staccare la zona retrocessione il più possibile, anche in virtù del fatto che poi andrà a Torino con la Juventus, ci sarà il derby a Firenze con la Fiorentina e poi, se non sbaglio, andrà a Roma con la Lazio. Quindi sono 5 partite difficilissime. Credo che l'Empoli debba cercare di fare questi 6 punti in casa, le due partite con Sampdoria e Palermo. Quindi vittoria importante sì in chiave classifica, ma anche e soprattutto credo comunque a livello psicologico per quanto riguarda i calciatori. Uscire da un tunnel di trend pseudo negativo. Non c'è alcun dubbio che le cose non stiano girando per il verso giusto, ma andava anche messo in conto, secondo me, che ci fosse un passaggio a vuoto nel corso della stagione. È arrivato forse nel momento in cui nessuno se lo attendeva, perché qualcuno ipotizzava che fosse la pausa invernale, no? Il periodo di gennaio. Invece l'Empoli aveva superato anche bene. Io lo trovo tutto abbastanza normale, obiettivamente. Forse il vero unico passaggio a vuoto dell'Empoli è stata la gara interna con il Frosinone, con una sconfitta per giunta immeritata contro una formazione che è stata in qualche modo rianimata. Il Frosinone che era stato il neo anche del girone di andata. Infatti, se proprio la vogliamo mettere sul piano dei numeri, in realtà i punti fra Empoli e Frosinone vi distacco non sono nemmeno 8, ma sarebbero 7, perché gli sconti diretti sono negativi per gli azzurri. Però ecco, non ne farei questioni di questo tipo. Io sono assolutamente certo che l'Empoli si salverà. È importante il come si salverà. Ariaudo nel postgara ha parlato anche di mancanza di fame di ottenere quei punti che servono alla salvezza. Credi che sia così? Non credo sia così. Io credo che però la classifica, cioè vedersi così in alto sulla parte sinistra della classifica, abbia dato un pizzico di tranquillità che a Empoli non bisogna mai avere. Bisogna mantenere sempre la cattiveria giusta, quella che c'è stata nel girone d'andata, quindi concentrati come obiettivo unico la salvezza. Quindi mi rifaccio a quello che diceva Alessandro prima, senza pensare a un discorso di coppa. Se poi uno dovesse ritrovarsi è una cosa in più, ma l'Empoli a questo punto secondo me tornerà anche sotto il profilo prettamente mentale quello che è stato il girone d'andata, quindi con la cattiveria giusta e le doti, le qualità tecniche e fisiche che dimostrano tutti e 22 i calciatori, perché poi mi rifaccio a quello che dicevo prima con Alessandro, parlavamo delle assenze importanti, però secondo me emerge un dato importante da queste assenze, è vero, è mancato Tonelli, è mancato Mario Rui, lo stesso Saponara, però da qui viene fuori, ripeto, un dato importante che è quello della grande completezza della rosa, cioè chi ha giocato al posto dei titolarissimi, come li chiami te, non ha sbagliato. E quindi qui facciamo i complimenti alla società che è riuscita a creare una rosa di livello medio-alto, dove i giocatori tutti si equivalgono. Quindi manca Pucciarelli, gioca bene Levan, che ieri ha fatto una partita snaturandosi perché il primo tempo l'ha fatto molto di corsa e quindi ha avuto poco spazio per fare le sue giocate, giusto per fare un esempio.
Eh sì, dal primo minuto Micheliza, che comunque, voglio dire, così come ha detto anche lo stesso Giampaolo, come stai dicendo tu, poi è venuto fuori ancora meglio nel secondo tempo, quando è venuta fuori la squadra, soprattutto da quando poi sono entrati Saponara e Pucciarelli. Ma la tua attenzione, Matteo, era rivolta davvero con grande interesse alla partita fin dal primo minuto, perché in campo dal primo minuto, dal fischio d'inizio, un altro tuo assistito, ovvero Perin, però dalla parte del Genoa. Perin, che poi ha, insomma, c'è una storia. Se voi vi ricordate la finale primavera, della grande primavera del Genoa, che giocò contro l'Empoli e vinsero 2-1, cioè l'Empoli perse 2-1, e il gol lo fece Manuel, che entrò nel secondo tempo al posto di Fabbrini, che fu chiamato dalla prima squadra. E quindi c'è questa sorta, poi i ragazzi si sentono e si conoscono, però c'è sempre un pizzico di timore da parte di Mattia, che sa che Manuel può far la pera in ogni momento, quindi ero curioso di vedere cosa sarebbe successo. Quindi quando poi è entrato Manuel, allora l'attenzione di Perin, comunque di Mattia, no, si è alzata ancora di più? L'attenzione di Mattia è sempre alta, come giusto che sia, però insomma, siccome una volta è stato purgato e Mattia non dimentica, era molto attento. Molto alta tra l'altro l'attenzione di Mattia Perin, soprattutto nei minuti finali, quando Empoli poteva avere l'occasione del pareggio e poi insomma non è riuscito a sfruttarla pieno. Beh, adesso stiamo parlando di un grande portiere, insomma, no? Se togliamo da parte l'immortale Buffon, ci sono due o tre portieri in Italia, fra cui Perin, ai quali il futuro sorride, quindi insomma credo che questo ragazzo abbia davanti, lo chiamo ancora ragazzo perché è un ragazzo, ha 23 anni, per un portiere è un giovane. E ha delle qualità importantissime. Ma dopo la partita hai sentito Manuel Pucciarelli? Ho fatto due chiacchiere, ma poi dopo la partita, soprattutto dopo una sconfitta, cioè ci sono poche cose da dire. Gli ho chiesto se andavamo a pranzo insieme, visto che... Giusto per poi parlare, insomma, poche cose da dire e soprattutto immagino poche cose da rivelare un po' a tutti. Restate con noi, a tra poco, piccolo break.